ce li dimentichiamo certi personaggi, alcuni supercommissari a tutto, al Covid, all'Ilva di Taranto, al vaccino. Vi ricordate la campagna della primula vaccinale? Ma quante stronzate ci hanno raccontato, ci hanno trattati come dei bambini. Entravi nei ristoranti, nei bar, all'autogrill e c'era il plastico delle istruzioni come lavarti le mani. Ma guarda che lo sappiamo benissimo come lavarci le mani, però dentro quella paura, quello strano momento che abbiamo vissuto, c'erano anche quelli che ti davano i consigli per come lavarti le mani. E quindi questo è Conte che adesso sta capitalizzando la sua rendita elettorale, il reddito di cittadinanza che è diventato una rendita di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la corsia d'emergenza, va bene quando sei in difficoltà, ma non è che può andare tutta la vita così avanti con il reddito di cittadinanza. E soprattutto, se prendi il reddito di cittadinanza, io ti do una scopa in mano e tu mi tieni le città pulite. E Conte l'abbiamo sistemato. Letta è talmente sfigato che si è sistemato da solo. Vediamo al centro-destra. Non nominarlo che porta sfiga. C'è poi il centro-destra. Allora, Salvini sta cercando di recuperare, però vale la pena di dire chi era Salvini. Salvini è quello che andava in giro con la felpa no euro, io me lo ricordo. Quando veniva alle mie trasmissioni, diceva: cazzo, avete ragione, mi presenti Bagnai, mi presenti Borghi. E quindi io ammetto, gli ho presentato Borghi e Bagnai perché ci ritrovavamo nelle trasmissioni televisive e lui era affascinato dalla sfida dell'uscita. E infatti si metteva la felpa, no euro, basta euro, è vero o no? E adesso cosa fa? È andato a votare Draghi, quindi è inutile che dice alla von der Leyen vergognati. La von der Leyen è uguale a Draghi, soltanto che tu hai votato il governo Draghi, non noi. Sei tu che hai votato il governo Draghi, un governo schifosamente europeista, un governo che rinnega quello per cui i cittadini ti avevano dato il voto. E poi li abbiamo messo alla prova dei fatti. Quando si è trattato di sfidarlo sulla mozione di sfiducia di Speranza, se n'è andato a gambe. La Lega mica ha votato la mozione di sfiducia che noi avevamo messo nero su bianco. E quindi alla fine dobbiamo dire che, caro Salvini, il tuo ministro della salute si chiama Roberto Speranza, è il tuo ministro, non venire a fare una campagna elettorale diversa, così come il ministro dell'interno di Matteo Salvini si chiama Lamorgese, che ha il record di sbarchi, ma noi di immigrati non ne possiamo più prendere, perché non c'è lavoro. E se continui a tagliare i fondi non ci sono case, non c'è lavoro, non c'è welfare possibile. Ecco perché non si può fare una politica diversa da quella della chiusura, perché siamo in emergenza. È per colpa della Lamorgese che le periferie delle grandi città sono diventate un incubo, perché cazzo, invece di andare a dire di testare il moto ondulatorio dei mezzi, o invece di venirci a chiedere il Green Pass quando eravamo in marcia, doveva andare a controllare le bande di questi delinquenti, di questi teppisti. Quello doveva fare la Lamorgese. Hanno regalato pezzi di grandi città a queste bande di ragazzi che nessuno controlla più, e mi dispiace per le forze dell'ordine che sono lasciate da sole, perché le forze dell'ordine dipendesse da loro gli darebbero 4 sberle e vediamo se non hanno imparato la lezione, 4 calci nel culo e vedi se finisci di fare il bullo. Così si fa, ma non lo possono fare perché altrimenti dopo si dice stato fascista, allora facciamoci pisciare in testa. Ecco, per evitare di avere un po' di forze dell'ordine operative, di avere un po' di ordine, rischiamo di assistere che persino in centro di Milano si danno appuntamento per accoltellarsi e per menarsi, e se tu passi che ti vuoi fare un giro devi avere paura. Allora questo io non lo voglio, lo dicevamo, l'abbiamo sempre detto. Noi sull'immigrazione vogliamo essere intransigenti, perché fin tanto che le cose non si mettono a posto non c'è possibilità d'ingresso. Ma la Lamorgese ha impedito, la Lamorgese ha invece portato avanti, perché arriviamo alla fine,
L'inganno per schiacciare il popolo è dall'alto con il capitale finanziario e dal basso con l'immigrazione. E quindi le famiglie italiane vengono di fatto svuotate. Ecco perché non si fanno figli, perché non c'è prospettiva, non c'è l'idea di futuro, non c'è lavoro. Ed è tornata sul lavoro, ed è imperniare sul lavoro la più grande scommessa. Noi dobbiamo aiutare le imprese ad assumere. E se si assume, allora si torna a stimolare la domanda interna. Bisogna aumentare le buste paga, bisogna aumentare le pensioni minime, perché tutto questo ritorna a noi, ritorna nella nostra economia. Torniamo a volare alto, torniamo a volare alto. E vado veramente a chiudere con l'ultimo grande appello. Se tutto questo ha avuto un senso, cioè che stanno facendo di tutto per toglierci la sovranità, per toglierci la centralità, dobbiamo capire che il voto è fondamentale. È vero, sì, qualcuno è stato tradito, qualcuno non ha più voglia di lottare, non ha più voglia di combattere, qualcuno pensa che non ne valga più la pena, però io stamattina inizio a far venire su un po' tutti i candidati, a cominciare da Vane, a cominciare da Stefano Puzzer, le ragazze di Trieste, venite per piacere sopra, perché stamattina noi eravamo a Trieste. A Trieste è successo qualcosa di incredibile. A Trieste lo Stato si è opposto al sacrosanto diritto di manifestare in difesa del lavoro e ha buttato i granti, ha mostrato il suo lato peggiore. E però che cosa è successo? Che pensavano di sconfiggerli, pensavano di piegarli. Tu sei stato licenziato? Sì. Tu sei stato licenziato? Sì. E quanti sono stati licenziati? Io anche. 13. Anch'io dal Ministero della Salute. Allora, loro pensavano, ce li siamo levati. E magari se ne sospendiamo, se ne licenziamo qualcuno, magari capiscono la lezione. Invece che cosa è successo? Che loro più mostravano il volto cattivo, e più dall'Italia andavamo a Trieste, andavamo tutti a Trieste, e senza che i sindacati avessero chiesto di andare a Trieste, non era una manifestazione della CGIL e CISL e UIL, anzi la CGIL e CISL e UIL hanno tradito i lavoratori, sono quelli che dicevano sì all'obbligo vaccinale. Trieste è nato dalla folla, è nato dal popolo, il popolo che si è ritrovato con i portuali, il popolo che si è ritrovato nel fronte del porto, il popolo che ha dato densità alle vecchie lotte, perché bisogna lottare. E se loro pensavano di sconfiggerli, noi spuntavamo da un'altra parte, e anche adesso spuntiamo da un'altra parte. Più tentano di farci fuori e più noi spuntiamo da un'altra parte. Ed ecco perché, anche se pensiamo di essere stati traditi, anche se pensiamo che non ne valga la pena, perché allora pensavamo di essere soffocati, che non ne valesse la pena, quando eravamo in marcia ci dicevamo ma cazzo stiamo prendendo botte a destra e a manca, ma ne vale la pena? Sì, ne valeva la pena, perché grazie alle nostre marce che c'è uno spirito di resistenza, e grazie alle nostre marce che gente che si è fatta la prima e la seconda dose adesso apre gli occhi. E grazie alle nostre marce che ripartiamo. Allora, cari signori che pensate di non andare a votare, togliamoci le lenzuola dalla testa, basta stare sotto le coperte, non dobbiamo avere paura del buio, siamo diventati grandi, cazzo! Il buio non ci fa paura! Allora andiamo a votare! Noi domenica andiamo a votare, e se si scongela quel 40% ci andiamo a prendere il palazzo e decidiamo come essere governati in nome del popolo italiano, perché siamo una grande patria, una grande nazione, una grande Italia! Gelusi! 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 Signori, sulle bandiere a cielo, tutte le italiane e quelle di Italexit. Thank you.
vincere! E il 23% andiamo a vincere! Signori, sulle bandiere, è da un anno che voglio farla, da Luigi girati! Sulle bandiere! Signori, e adesso restate con noi, perché adesso abbiamo un sacrosanto diritto di stemperare un po' tutto, e io ringrazio il mio amico Povia per essere ancora con noi, Giuseppe! E ricordatevi che la cultura, l'arte, la musica è patrimonio di questo paese. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre bellezze, dei nostri sapori, li dobbiamo difendere. Non esiste al mondo che il Nutri-Score ci faccia un danno. Non è possibile che non abbiamo il coraggio di rivendicare la grandezza della musica classica, i Puccini, Rossini, Leoncavallo, abbiamo un patrimonio incredibile, noi possiamo vivere di queste cose, è la grande bellezza italiana. E adesso però ci dedichiamo un po' così di pace, di cazzeggio, con un po' di musica. Giuseppe ha anche una canzone nuova, se non sbaglio. Allora, ne parliamo dopo. Adesso, no, veramente, abbiamo fatto 2 mesi, non avete idea di che mesi abbiamo passato. Tra la raccolta delle firme, la campagna elettorale. Quindi io e chi ha voglia adesso rimane qua, cantiamo, gioiamo un po'. E i testi di Povia sono dei testi che hanno una valenza anche politica. Ed è anche per questo che Povia paga un prezzo. Quindi, a te il microfono. Ciao Luigi e la squadra. Agno 3, un malato, 3, 2, 1. Cantiamo questa canzone che ho presentato a Sanremo ma che non hanno preso. Manda l'audio. Non c'è l'audio.